Benvenuti su Ultimissima. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Un piccolo gesto ma per noi fondamentale. Grazie. Alessandro Cecchi Paone è noto per il suo stile diretto e le sue opinioni senza filtri, qualità che lo rendono una figura spesso al centro dell'attenzione mediatica. Sia per la sua relazione con il giovane Simone Antolini, con cui ha ufficializzato la sua unione dopo un coming out pubblico, sia per i momenti piccanti vissuti insieme durante l'Isola dei Famosi, Cecchi Paone non smette mai di far parlare di sé. Tuttavia, ciò che è accaduto di recente ha fatto scalpore, finendo rapidamente su molti siti di informazione italiani. L'episodio che ha sconvolto i suoi fan è avvenuto durante una notte turbolenta a Roma. Dopo aver registrato un appello al voto insieme a Emma Bonino in vista delle elezioni europee, Alessandro si è trovato a dover chiamare un taxi tramite una centrale collegata a Uber. Nonostante abbia un accordo per prenotare taxi rapidamente in città come Roma, Milano e Napoli, quella sera le cose non sono andate come previsto. Il tassista, infatti, si è rifiutato di farlo salire, dichiarando apertamente: «Il taxi è vuoto, ma non la faccio salire perché parla male dei taxi. Vada a piedi!» Cecchi Paone, visibilmente contrariato, ha replicato con fermezza: «Va benissimo, Uber vi massacrerà!» Nonostante l'inconveniente, Alessandro è riuscito a raggiungere Milano a bordo di un altro taxi, ma l'incidente non è passato inosservato. Il video dell'accaduto, ripreso dallo stesso tassista, ha iniziato a circolare online, spingendo Cecchi Paone a presentare un esposto alla polizia locale, alla Procura della Repubblica e al Campidoglio, tramite il Codacons. L'assessore ai trasporti, Eugenio Patanè, ha dichiarato che se i fatti saranno confermati, il tassista rischia pesanti sanzioni, fino alla sospensione della licenza. Intanto, l'episodio ha sollevato un dibattito acceso, con i fan di Cecchi Paone che gli hanno espresso solidarietà per l'ingiustizia subita. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao!